Ciao ragazzi, ecco la seconda parte della colorazione dell'agnellino felice. Questo è il risultato finale. Se vi interessa sapere come fare, seguite questo tutorial. Una volta che il nostro primo strato di colore sia ben asciutto, come vedete, possiamo proseguire con lo stesso metodo utilizzato in precedenza, quindi prima si stendono i pastelli morbidi, in questo modo. Vado quindi a stendere un colore scuro per il fondo e parto da questo blu intenso e lo stendo sulla parte più bassa del mio dipinto. Con i polpastrelli vado a sfumare bene. Al blu sovrappongo del verde. Parto con un verde chiaro che ovviamente mescolato al blu darà luogo ad un verde molto molto scuro. Ora aggiungo nella parte più alta del giallo, che vado a sfumare bene sempre con i polpastrelli e a sfumare insieme al verde scuro creato in precedenza. E passo a colorare la parte più in alto, quella del cielo, con un bel azzurro intenso. Riprendo ora i colori ad olio e riprendo il bianco e vado a passarlo di nuovo su tutto il corpo dell'agnellino. Ora, con sempre un colore ad olio, però azzurro, vado a coprire la parte che rappresenta il cielo, in questo modo. E vado avanti così a passare il colore ad olio in tutto il resto delle parti del mio dipinto. Ora prendo del giallo molto intenso e vado a dipingere i fiori. E dipingo anche l'erba dando delle pennellate in verticale in questo modo. Unendo un colore viola al giallo, creo le ombre dei fiori. E una volta che sono soddisfatta della colorazione, vado a riprendere tutti i contorni con la grafite.
Per rimuovere lo scotch di carta mi aiuto con il calore del phon. Bene ragazzi, il dipinto dell'agnellino è concluso. Che cosa ve ne pare? Io lo trovo davvero simpatico perché ha dei bei colori molto accesi e vibranti e perché questo stile, che mi piace molto, molto espressivo, ovviamente assolutamente non realistico perché è un'illustrazione, però insomma a me piace. Quindi se vi è piaciuto lasciatemi dei pollici in su e fatemi sapere qua sotto con tanti tanti commenti che cosa ne pensate. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ricordati di iscriverti al canale e condividere i video su tutti i tuoi socials. Clicca qua sotto per vedere altri video.